Buonasera, buonasera a tutti. Sarò breve perché è vero che è una maratona, però so che dopo di me ci sono altri. Volevo prima di tutto ringraziare tutti i firmatari a nome mio e anche della fondazione, ovviamente. Credo che la realizzazione di un grande piano per l'infanzia, sia quanto mai necessaria. Lo dico da mamma, prima di tutto, prima che in forza del mio impegno sia per l'Associazione dei Familiari del Rapido 904 che per la Fondazione Polis. La pandemia in quest'anno non ha fatto altro che aumentare questo gap, questo scalino enorme, questo divario enorme tra le fasce della popolazione. Io mi rendo conto, lo vedo proprio tutti i giorni, lo vedo durante la DAD, lo vedo nella quotidianità di che cosa stanno vivendo oggi i bambini. E forse la pandemia ha avuto, diciamo, può essere il pretesto per farci capire quali sono veramente gli obiettivi dei bambini. Abbiamo dato per scontato tante troppe cose in questi anni. Ed è venuto il momento invece di andare avanti, è venuto il momento di renderci conto che i bambini non sono il nostro futuro, come dicono molti, i bambini sono il nostro presente, dobbiamo capire oggi quello che possiamo fare perché i bambini crescono e ci stiamo preoccupando troppo poco. O forse ci stiamo anche preoccupando, ma non ci stiamo occupando di loro. Diamo per scontato che stiano tutti bene e tutti tranquilli a casa, ma non è per tutti uguale la casa che li ospita, non è per tutti uguale la famiglia che li ospita, non vivono tutti nello stesso contesto. Quindi l'obiettivo è semplice, deve essere raggiunto in tutti i modi. L'obiettivo è questo: garantire a tutti i bambini pari diritti e pari dignità. I bambini sono i nostri figli, quindi, come dicevo prima, lo dico da mamma, prima di tutto, prima che dai ruoli che mi sono stati dati. Quindi io ringrazio nuovamente tutti i relatori e ringrazio tutti i firmatari dell'appello. Grazie anche a te, ovviamente, Geppino. Buona serata a tutti.